Buongiorno, oggi risplende il sole dopo una bell'acquazzone che mi ha tolto di torno il polline mentre provavo a correre e sto andando in Parlamento. I fascisti forse sono solo dei cretini, per i quali il lavoro di un parlamentare consiste, o possono anche essere cretini fascisti, per i quali il lavoro di un parlamentare consiste solo nello schiacciare i tasti, diranno: ma che cosa va a fare questo in Parlamento? L'aula non è convocata. La verità è che ognuno di noi ha tanti incarichi politici, istituzionali, deve, se è come me presidente, programmare i lavori della propria commissione, il che significa non imporre ai colleghi un'agenda, ma condividerla con loro, per il semplice motivo che se tu gliela imponi poi loro non ci vengono e quindi la tua commissione non funziona, è meno efficace di quello che vorresti, no? Quello che i cretini fascisti non sanno è che il rispetto è importante, ovviamente il rispetto per tutti tranne che per i cretini fascisti. A proposito di cretinate fasciste, volevo un attimo parlarvi di regole, perché ieri sono uscite le stime preliminari del PIL nel primo trimestre di quest'anno, c'è una crescita che viene valutata positivamente dagli analisti, non mi soffermo su questo, stiamo sempre parlando di una crescita che non tiene però conto del dato di cui nessuno vuole parlare, cioè che se lo misuriamo con i dati annuali, il nostro PIL è comunque dai 300 ai 400 miliardi sotto dove sarebbe se avesse mantenuto 300-400 miliardi di euro sotto dove sarebbe se avesse mantenuto la propria tendenza di crescita praticamente dal dopoguerra fino al 2007 o 2008, a seconda di come lo vogliamo calcolare. 400 miliardi è tanto, 400 miliardi diciamo siamo 10, forse 15 finanziarie per capirci, 15 manovre di bilancio sotto, è stata una distruzione di reddito massiva e deliberata, perché che è stata deliberata lo ha detto Draghi, e quindi adesso non lo dico più solo io, lo dicono anche quelli credibili e quindi improvvisamente di questa cosa non si parla più, perché ovviamente il PD è andato in cortocircuito. Nell'osservare i dati della nota stampa, ho messo tutto nel mio blog, lo trovate nell'ultimo posto, dove ci sono anche riprese alcune considerazioni che ho svolto, diciamo così, sul vostro modo di interpretare la politica e la community, che è un modo che non mi convince tantissimo, ma diciamo siamo in democrazia, ma ci ho messo soprattutto questo dato tecnico. Il dato tecnico è confrontare sui dati trimestrali che cosa è successo dopo lo shock Covid e che cosa è successo dopo lo shock causato dalla grande crisi finanziaria. Se andate sul blog lo vedete ed è abbastanza istruttivo. Lo shock del Covid è stato molto più profondo dello shock causato dalla grande crisi finanziaria, molto più profondo e molto più improvviso, e ci mancherebbe altro, ovviamente è stato così. Abbiamo chiuso sostanzialmente un quarto del paese e il PIL è calato di un quarto, perché avevamo chiuso tutta la parte, diciamo, tutta una serie di attività, soprattutto del terziario, e quindi è chiaro che se le chiudi immediatamente quella roba lì non produce più, mentre nel caso delle grandi crisi finanziarie erano saltate per aria delle banche negli Stati Uniti, si era scatenato un panico bancario, i mercati erano scesi, la gente si era spaventata, aveva smesso di spendere, eccetera, eccetera, una catena di cause che poi ha portato a un calo delle nostre esportazioni, a un calo della domanda estera e a un calo del PIL attraverso una catena non molto lunga, ma comunque più indiretta
della chiusura diretta per decreto di attività economiche. Quindi è stato molto più pronunciato il rapido lo shock, è stata anche molto più pronunciata e rapida la ripresa, e si vede molto bene che nel caso della crisi del Covid sono bastati 7 trimestri per tornare vicini alla tendenza storica e ce ne sono voluti 10 per tornarci proprio sopra. Ma questo perché però? È importante dirlo, perché a marzo del 2020 sono state sospese le regole. Paradossalmente la grande crisi finanziaria, che è stata meno violenta, meno immediata, però è stata enormemente persistente e si è accresciuta con il passare del tempo anziché ricomporsi. Perché? Perché sono state applicate le regole. Perché le regole europee, qui ci sarebbe un discorso un po' tecnico da fare che nel blog non ho rifatto perché non posso rispiegare sempre ogni volta tutto, soprattutto ora che dopo, diciamo così, la vostra sostanziale diserzione dall'evento nell'imminenza delle elezioni europee, ho capito che il tema europeo non vi interessa e che quindi fondamentalmente è inutile parlarvene, no? Però insomma il motivo è che le regole europee erano costruite in modo da funzionare come l'intelligenza artificiale. Sapete che l'intelligenza artificiale tende a confermare le distorsioni, no? Ce ne ha parlato Daniela Tafani in uno di quegli eventi che d'ora in avanti non ci saranno più, è stato un evento molto interessante, ve lo trovate sul sito di un'associazione che adesso penso scioglieremo, ma insomma questo è un altro discorso. E quindi praticamente se tu devi valutare per esempio il rendimento scolastico di un ragazzo, noi quante persone conosciamo, io ne conosco tante, che erano scarse, disinteressate al liceo e sono state molto brillanti all'università. Ecco, immaginatevi far gestire un percorso universitario da meccanismi di intelligenza artificiale che attingono a una storia di un certo tipo senza essere in grado di cogliere aspetti qualitativi che possono aver determinato cambiamenti nella vita di una persona, no? L'intelligenza artificiale ha questa sorta di bias di conferma, ma ce l'hanno anche le regole europee, perché le regole europee erano basate sul concetto di potenziale. Esattamente come l'intelligenza artificiale valuta il potenziale di una persona o di una situazione dai dati storici, così anche le regole europee valutano il potenziale di un'economia dai dati storici, il che significa che se nella storia recente c'è una recessione dovuta a fattori esogeni, le regole europee, come ci siamo detti mille volte, la razionalizzano come se fosse una caratteristica endogena, strutturale dell'economia. Quindi se una recessione porta il tuo PIL da, non so, 1500 a 1400 miliardi di euro, a quel punto il tuo PIL potenziale è 1400 miliardi. Ogni tentativo di riportarlo a 1500 viene visto come inflazionistico e quindi viene vietato anche dalla cosiddetta flessibilità di bilancio. Questo è quello che è successo, si vede molto bene, ne abbiamo parlato, quindi queste regole sono fondamentalmente criminali, sono state un crimine deliberato, sono state quello che ha deliberatamente compromesso il nostro modello sociale. C'erano dei motivi molto precisi, voi sapete chi è che ci ha annunciato e chi ha implementato queste regole, il PD, che è il comitato d'affari dei creditori esteri del paese, e naturalmente esponenti politici a tutti noi cari e ben noti, insomma. Quindi non è che vi sto dicendo nulla di particolare, ma è particolarmente interessante mettere insieme appunto il tracciato del PIL dopo lo shock Covid e quello dopo lo shock della grande crisi finanziaria, per vedere appunto quanto le regole hanno sclerotizzato la nostra economia. È una cosa abbastanza impressionante. E quindi da qui voglio arrivare a una considerazione che, diciamo così, io sono molto contento che ci siano delle persone che fanno anche egregiamente i lavori che Bagnai non vuole più fare, come appunto
o non può più fare come commentare il day by day. Diciamo, siamo passati dal non potere, perché la mia agenda è comunque molto piena, al non volere, perché ho capito che non ne vale la pena, perché se poi nel momento decisivo, diciamo così, il sostegno manca, allora è inutile anche cercarlo, è meglio dedicarsi ad altro. E quindi fondamentalmente a me, ripeto, fa piacere che ci siano le persone che commentano il day by day, no? E che quindi si appassionino, perché il dibattito sulle regole, perché Giorgetti che è tanto cattivo e che non ha negoziato le regole, tutte queste stronzate qua, d'accordo, delle quali vi pascete nel vostro credervi molto furbi, che è una cosa che, se vi fa star bene, io, a parte il fatto che non avrei modo di impedirvelo, ma comunque me ne compiaccio, tantissimo. Ma tutto questo dibattito sulle regole, sia quello istituzionale che quello, come dire, complottaro, è fondamentalmente inutile. Ed è inutile perché, il problema non è la regola migliore, la regola peggiore. Il problema sono proprio le regole, è l'esistenza stessa delle regole che in qualche modo, come dire, compromette il discorso sul progetto europeo. E perché questo? Ma perché da che cosa derivano? Ma derivano dalla diffidenza di chi ci ha messo nei guai con le sue dissennate politiche industriali ed energetiche, cioè la Germania, nei riguardi di chi ha un debito pubblico alto, ma non è mai fallito nella sua storia, a differenza della Germania. Quindi fondamentalmente, proprio perché sono espressione di una diffidenza, le regole contraddicono, secondo me, il progetto europeo, che invece dovrebbe essere basato sulla cooperazione e sulla solidarietà. Tanto più che questa diffidenza è mal riposta ed è mal esercitata. È esercitata da persone che, credendo di essere molto molto superiori agli altri, hanno causato un disastro inenarrabile per tutto il continente, alienandoci, di fatto, come dire, attirando su di sé una ritorsione degli Stati Uniti, nella quale, ahimè, siamo coinvolti anche noi, che tutto sommato siamo incolpevoli. E poi anche perché erano articolate sul falso problema, il famoso problema del debito pubblico, che, come ci siamo detti mille volte, e anche in quel caso, ve lo ricordo, fu già Vaxi a darci ragione con 4 anni di ritardo, non è stato la causa della crisi ed era gestibile. D'altra parte, lo abbiamo visto, il concentrarsi sulla soluzione del problema del debito pubblico è servito solo a far aumentare ulteriormente il debito pubblico. Tutte cose che sapete, ma cos'è che mi, come dire, sì, insomma, un po', inutile nasconderlo, insomma, ve lo dico e non ho nessuna difficoltà a condividere con voi questo che è uno stato d'animo, ma anche una posizione politica. Che cos'è che mi scoraggia? Allora, io già giro per questi convegni dove ci sono appunto questi grandi direttori di grandi casse privatizzate che maneggiano miliardi su miliardi, tutti preoccupati per l'inverno demografico, quando gli fai notare che, diciamo così, la sostenibilità anche dei loro conti potrebbe essere stata compromessa dal fatto che siamo 30% sotto rispetto a dove potremmo essere con il PIL, è come parlare a una pianta ornamentale. Non vogliono proprio entrare nell'ordine di idee di affrontare il tema dell'inverno macroeconomico, quindi è tutto un inverno demografico che peraltro è stato causato in buona parte dall'inverno macroeconomico, no? Perché quando in un paese tu abbatti del 30% il PIL, è evidente che togli futuro alle giovani coppie, gli togli la possibilità di realizzare, se lo desiderano,
un progetto di famiglia. È evidente, non è che c'è bisogno di tanto altro. Insomma, il grafico che secondo me doveva scandalizzare le persone quando lo feci pubblicare sul Fatto Quotidiano del 2016, adesso che nel 2024, 8 anni dopo, è diventato ancora più impressionante, quello dove si vede un PIL che è rimasto piatto, mentre se avesse, cosa mai successa nella storia del nostro paese, mai successa nell'intera storia del nostro paese, un PIL che è rimasto piatto per colpa delle regole europee. Ecco, nel momento in cui perfino Draghi ti spiega perché quel PIL è rimasto piatto, cioè perché c'è stata una deliberata politica di soppressione dei redditi, quindi di soppressione dei salari e di soppressione in generale dei servizi pubblici alle famiglie, d'accordo? Che quindi significa togliere reddito indirettamente. Bene, niente, non c'è nessuna reazione, neanche i giornali cosiddetti di destra hanno capito. Ma allora, ormai anche la destra è pittina, no? Perché far vedere che hai capito adesso significa far vedere che non hai capito prima. E prima uno che aveva capito c'era, ero io, e ve l'ho anche detto, ve l'ho scritto da tutte le parti, che era in atto un'aggressione deliberata ai nostri redditi, che aveva come scopo quello di ripristinare la competitività, cioè di sovvenire al problema del debito estero e che il debito pubblico non c'entrava niente. Ma ve l'ha detto Draghi adesso. Come se non fosse successo niente. Perché? Ma perché questo è anche un segno, secondo me, io do diverse letture di questo. Una ovviamente è come dire, io me li immagino i vari ini, eccetera, eccetera, ma anche i vari orro, eccetera, e tutti quelli, diciamo così, insomma, perdonatemi, non voglio essere troppo autoreferenziale, ma per me il mondo dell'informazione si divide fondamentalmente in due: quelli che come Pancani mi hanno dato attenzione quando non erano tenuti a darmela e quelli che invece, come dire, erano parte del problema dal mio punto di vista e secondo me lo sono rimasti, no? Quindi voglio dire, non è che c'è tanta, no? Allora, lì la difficoltà ad ammettere di aver sostenuto, seppure forse a destra e in buona fede, delle politiche che erano radicalmente sbagliate e che erano deliberatamente volte ad aggredire lo Stato sociale. Deliberatamente. E naturalmente, non dimentichiamocelo, esistono anche tanti liberisti, che poi sono dei grillini di base per i quali lo Stato sociale, fino a che non ti rompi tu un'unghia e devi andare al pronto soccorso, è meglio sopprimerlo. Cioè, lo Stato sociale, diciamo, parassitario è sempre quello che si occupa degli altri, quello che si occupa di te è sempre uno Stato sociale giusto, santo e necessario. Insomma, questo l'abbiamo capito, fa parte della, come dire, incapacità di mettersi al posto degli altri, in cui abbiamo sempre individuato il principale limite del. Quello che ostacola, come dire, uno sbocco politico di certe giuste rivendicazioni. Ma la lettura quindi quale è? Ma secondo me è anche che la stampa cosiddetta de destra, libera e vera, d'accordo? È ancora profondamente subalterna alla stampa di sinistra, si lascia dettare l'agenda. Perché, come dire, il dato dovrebbe essere il grafico del post di fine anno, no? Cioè la enorme perdita di PIL rispetto al potenziale del paese. Di quello si dovrebbe parlare, solo di quello, perché da quello deriva tutto, semplicemente perché tutto si fa coi soldi, non per altro. E non se ne parla. E rispetto a Draghi, qualcuno ha fatto dei commenti, ma sono commenti futili. Cioè, ah, Draghi adesso dice che l'austerità è un errore, ha cambiato idea. Cioè, una lettura all'insegna del, come dire, del voltafaccia, no? È una lettura pettegola e sterile. La lettura vera dovrebbe essere una lettura materialistica, all'insegna dell'individuazione di quali sono
i processi oggettivi sottostanti, quali sono gli interessi che certe persone vogliono tutelare, e quindi sarebbe una lettura all'insegna della continuità, nel senso che, voglio dire, cambiano le circostanze e quindi cambiano i modi con cui si difendono gli stessi interessi, però. Sapete qual è la mia chiave di lettura di questa roba qui? La mia chiave di lettura di questa roba qui è che c'è un disegno abbastanza evidente che, diciamo, si era palesato con l'eticizzazione del debito da parte di Draghi. Vi ricordate quando Draghi disse che c'è il debito buono e il debito cattivo? Qual era il senso? Il senso era che la crisi di domanda causata dall'euro e dalla Germania richiedeva intervento pubblico nell'economia per sostenere i profitti delle imprese, quindi bisognava fare debito, che quindi diventava buono. Ma non è che il debito era diventato buono perché improvvisamente il capitalismo o Draghi si impietosivano per noi e volevano, non so, riaprire gli ospedali in montagna o rifare i solai delle scuole. Assolutamente no, volevano esattamente come prima farsi i fatti loro, ma era cambiato il modo di farsi i fatti loro. E qui purtroppo che manca, che è deficitaria, e secondo me lo è per deficit di capacità di analisi, per deficit di cultura economica, l'analisi che ci viene proposta anche dai, sette virgolette aperte, nostri, sette virgolette chiuse. E questo è il punto su cui volevo attirare la vostra attenzione. Perché, tornando all'inizio e quindi a quello che vi dicevo oggi delle regole e delle mica regole, se a questo tipo di racconto sciocco e infondato economicamente, quello appunto dell'opportunità delle regole, tanti hanno creduto, è perché tanti che oggi, un po' per convinzione, un po' per opportunismo, si tirano fuori, in realtà nel momento in cui noi venivamo massacrati, non erano poi così del tutto ostili, del tutto contrari, perché alla fine, tutto sommato, a loro faceva comodo, difendevano anche loro gli stessi interessi che nel corso del tempo abbiamo visto essere quelli difesi da lui, quando c'era lui, però lei. Scusate, mi ero sganciato dal wifi del Parlamento, quindi poi quando si sgancia il passaggio alla rete dati del telefonino non è fluido e si interrompono le dirette. Comunque dicevo appunto, volevo cambiare argomento, sto rispondendo ad altre vostre osservazioni sul blog, ripeto, alcune le condivido, altre no, e la mia principale obiezione metodologica è che però parliamo un pochino sempre delle stesse cose e quindi che cosa vi posso dire? Cioè il tu non sai fare politica poteva andare bene per l'associato di politica economica di un'università di provincia, va un pochino meno bene per il rispettato e a seconda dei casi temuto presidente di una bicamerale di controllo. Tu non sai comunicare, poteva andare bene prima di aver venduto 25.000 copie di un libro, cioè, diciamo, io capisco che non tutti noi, me compreso per carità, anche se in realtà, quando dico noi, in questo caso penso voi, abbiamo la capacità di adattarci rapidamente al mutare delle circostanze, ma qui qualche circostanza è mutata, eh. Quanto all'avere un carattere di merda, quelli che mi conoscono possono al tempo stesso confermare e smentire questa mia caratteristica. Passiamo oltre, mi sto godendo tantissimo la Vanna Ceide. Allora, il libro l'ho letto un po' di corsa, non è, guardate, non mi interessa neanche farne l'esegesi, perché a me interessa sempre,
e su questo insisto molto, anche perché vorrei che anche a voi interessasse un po' di più, non sempre, ogni tanto un po' di più, il metodo rispetto al merito. Dal punto di vista del metodo sottolineo due cose. Primo, noi abbiamo un gigantesco problema di libertà di espressione del pensiero. Io lo posso affermare con cognizione di causa, non solo perché, senza fare troppo il piangina, quando mi affermai nel dibattito, quando fondamentalmente i vannacci, quelli disruptive, eravamo io e Claudio, ho subito tutte le censure, le aule universitarie negate, il libro che non può essere presentato ai festival importanti perché dice delle cose, cioè, ma queste sono cose, cioè, ma poi soprattutto perché ho fatto parte della commissione per la soppressione della libertà di espressione del pensiero, la commissione segre, la commissione cosiddetta Amore, cioè c'è un preciso disegno della sinistra che consiste nel sopprimere la libertà di espressione del pensiero. E questo è particolarmente doloroso per chi come me è stato educato in una famiglia antifascista, perché mi ricordo che quando mia madre voleva spiegarmi che cos'era il fascismo e voleva farmi comprendere, diciamo così, le traversie passate da mio nonno in quel periodo, insisteva molto sul fatto che non si poteva dire quello che si pensava. Cioè il fascismo è oggi, il fascismo è il mondo che abbiamo ereditato dal PD, il fascismo è il PD, ma voi lo sapete, dovreste saperlo, ne abbiamo parlato per tanto tempo. È il PD perché poi fondamentalmente anche i blocchi sociali di riferimento sono diventati gli stessi, coincidono i grandi interessi capitalistici, finanziari internazionali, no? Sappiamo tutte queste cose qua. E questo è un pezzo della storia. Allora, che in un periodo in cui esiste un gigantesco e comprovato immanente pericolo per la libertà di espressione del pensiero, qualcuno faccia un'operazione genuina o provocatoria di rivendicazione della libertà di espressione del proprio pensiero, dal punto di vista del metodo, secondo me è una cosa che oltre a essere divertente è anche pregevole, ma proprio indipendentemente da quello che poi c'è scritto, anche perché, come dire, le vicende che poi mi occuperanno anche professionalmente, cioè quelle della gestione della pandemia, tanto per essere chiari, perché adesso entrerò anche in quella commissione lì, così avrò anch'io la mia quarta commissione, ci dimostrano che quello che oggi viene considerata una bestemmia, quello che oggi ti impediscono di dire, domani diventerà una verità scientifica, no? E d'altra parte voi lo sapete, perché ve l'ho detto, lo dissi in una trasmissione televisiva, mi ricordo anche quale, lo dissi da Pancani, in Italia una cosa è fascista finché non la fa il PD, in Italia una cosa è fascista finché non la dice il PD. Beh, la gente ne ha abbastanza e di persone che mi dicono io non avrei votato o non vi avrei votato, ma vi voto perché c'è lui, nel senso del generale, ne incontro tante e in tutti gli strati sociali. E d'altra parte, se le forze politiche che ci sono nemiche, esterne o interne che siano, sono così in apprensione, così in subbuglio per questa vicenda, questo significa che stiamo facendo bene. Esattamente come, ahimè, dolorosamente, bisogna dedurre che stavamo facendo bene entrando nel governo Draghi perché quelli non ci volevano dentro, non so se mi spiego. E quella era la migliore prova del fatto che ci si dovesse entrare. Purtroppo ci sono delle cose che sembrano
paradossali, ma vi assicuro che non è un amore barocco del paradosso che mi spinge a formularle, a condividerle con voi in questi termini. Purtroppo ogni tanto funziona così. Poi c'è un altro aspetto metodologico che così mi fa abbastanza, diciamo, sbellicare dalle risate quando constato quello che sta succedendo. Ed è quello legato allo scompiglio, diciamo, creato, cioè immaginate, mi immagino il partito che allora era, insomma, galleggiava in un intorno del 4%, quando, diciamo così, si decise di candidare le due bestie, i due mostri no euro, quindi in particolare me e Claudio, no? Immagino che anche all'epoca ci possano essere state delle resistenze interne, ma dalle più banali. Una me la racconta sempre, adesso cordialmente, ma sicuramente all'epoca l'avrà presa peggio, il mio attuale segretario regionale. Tu immaginati che fai un lavoro certosino per costruire delle liste, per accontentare tutti i territori, cioè fanno un lavoro i nostri esponenti sul territorio che per i tanti, come dire, faciloni che chiedono di fondare partiti, di fare qualcosa, eccetera, eccetera, ecco, sarebbe una bella palestra passare, visto che nessuno ancora si è mai offerto di venirmi a trovare a Palazzo San Macuto e di passare una giornata accanto a me, ancora più istruttivo è passare una giornata accanto a un segretario regionale del partito, uno che deve mediare non solo fra istanze politiche e fra istanze di colleghi parlamentari, ma fra nell'infinita complessità dei territori, deve scegliere dei rappresentanti. Quello è un lavoro veramente massacrante. Immaginatevi che tu componi questo puzzle, parti verso Milano per portare a Via Bellerio il risultato di questa tua bello impegno, con tutte le accettazioni di candidature, con tutti i bolli, timbri e ciarlalacche, e quando hai fatto, non so, 70-80 km di autostrada, contro ordine dei compagni, il capolista è Bagnai. Pensate le bestemmie che avranno detto i poveri segretari regionali che si sono visti piovere addosso uno come me, che all'epoca aveva consenso e che quindi sì, avrebbe in qualche modo sicuramente aiutato un po' il partito, ma sicuramente scombinava degli schemi. Quindi questo già è un primo pezzo, il pezzo, diciamo, pratico, se volete, ma immaginatevi poi il pezzo ideologico, no? Perché è inutile che ci giriamo intorno. La Lega del 4% era una Lega dove si pensava che una parte della popolazione fosse italiana, fosse ontologicamente migliore dell'altra e quindi si potesse permettere l'Europa e si potesse permettere di stare con la Germania nel club, diciamo così, delle tribù celtiche forti. Abbiamo visto che questa cosa non funzionava perché banalmente le tribù celtiche forti non erano né celtiche né forti, erano solo tribù. Avete visto la Germania che cosa sta diventando ora che gli Stati Uniti le hanno staccato la spina, quindi in quel racconto c'era molto, come dire, da calibrare, da aggiustare, da rivedere, da equilibrare, va bene? Però, insomma, quella era una posizione espressa, rivendicata, che aveva comunque una sua coerenza, se vogliamo, aveva, e noi invece facevamo un discorso diverso. Quindi c'erano quelli che pensavano che l'euro fosse uno strumento di integrazione nelle catene del valore del nord, o lo raccontavano o se lo facevano raccontare. Poi c'erano gli imprenditori veri, naturalmente, perché io non ho mai incontrato un imprenditore vero che si sia detto, diciamo, preoccupato di un eventuale sganciamento dall'Unione Monetaria, però magari esiste, semplicemente non l'ho mai visto perché se ne era convinto non veniva a parlare con me perché mi considerava il demonio, quindi magari c'era, però insomma mediamente invece c'erano le persone che avevano visto le loro esportazioni verso l'estero crollare, eccetera, eccetera, eccetera. Però
un dibattito, noi quelli non li vogliamo o noi quelli che ci carichiamo a fare, ci sarà stato anche all'epoca. E non lo drammatizzo e non lo demonizzo, cioè, diciamo così, all'epoca quelli disruptive eravamo noi, ora quelli disruptive hanno un difetto, che è appunto quello di essere disruptive, cioè di rompere. Segnatamente rompere le palle agli incumbent, cioè a quelli che sono già dentro, però c'hanno anche un pregio, che è quello di essere disruptive e quindi di rispondere all'ansia di cambiamento che le persone hanno. E poi dopo, sinceramente, mentre io sono entrato a rompere i coglioni ai miei attuali colleghi, con cui adesso lavoro gomito a gomito, che hanno imparato a ben volermi, perché hanno capito che io li rispetto e valorizzo il loro lavoro e con grande umiltà, perché io poi sarei quello che ha il carattere di merda, ma forse ce l'ho con chi se lo merita, magari qualcuno dovrebbe porsi una domanda quando pensa che abbia un carattere di merda. Mentre appunto in quel contesto io entravo in un'elezione con il Rosatellum, quindi nel listino bloccato. E lì è chiaro che tu gli schemi li scombini. Sinceramente, una enorme parte del casino che vedo adesso per questa elezione, che è un'elezione con le preferenze, non la capisco. Mi sono molto divertito. Io vivo con grande intensità e grande passione il territorio in cui lavoro da 20 anni e che mi ha eletto nel 22, cioè la provincia di Chieti, ed ero uno dei tanti eventi popolari ma belli, che è il Festival del Carciofo di Cupello. Vabbè, questo può interessarvi o no, è buono, se siete nei paraggi consiglio di affacciarvi. E che cosa mi ha divertito? Tre persone che mi hanno fermato dicendo: allora, senatore, ma Vannacci sì o Vannacci no? Dico: ma guardate, è un'elezione a preferenze, è molto semplice. Chi vuole Vannacci scrive il nome, e per chi non lo vuole ci sono tutti gli altri partiti, fra l'altro, perché quello che dice lui lo dice in Italia solo lui, il contrario lo dicono tutti gli altri, d'accordo? Quindi avete ampia scelta. Noi siamo per la libertà, perché dovrebbe essere un problema, no? Così, ma lo dico dal punto di vista puramente logico, puramente, cioè fosse un'elezione al listino bloccato e te l'avessero messo capolista tale per cui scatta solo lui, scatta il corpo estraneo, ma non è così. C'è ampia libertà di scrivere il nome che si desidera e ognuno eserciterà questa libertà. Quindi veramente trovo così un po' puerile sta cosa, ecco, poteva avere un senso quando siamo entrati noi con il nostro messaggio, che però era piuttosto maggioritario, era condiviso da una parte importante lo capisco molto meno nelle circostanze attuali. Io, se proprio volete saperlo, appunto, trovo in ogni strato sociale persone che mi dicono: avremmo smesso, non avrei votato, non vi avrei votato se non ci fosse. Se non aveste candidato Vannacci, ma perché io leggo questo al fatto che questa persona, nel bene o nel male, ha saputo incarnare che cosa? La rivendicazione di libertà degli italiani, inclusa la libertà di dire quello che si pensa, la prima delle libertà. Quindi, che cosa volete che vi dica? Vedo che questa cosa occupa paginone e paginone sui giornali e che tutti attaccano Salvini. Quindi ne traggo due conclusioni. Primo, che se ne occupano i giornali, questa cosa alla fine non è poi tanto importante. E secondo, che se attaccano Salvini, allora ancora una volta Salvini avrà fatto la cosa giusta. Se è così o no, lo scopriremo solo votando. Vi auguro una buona serata. Qua è una serata abbastanza interessante, perché vedo che abbiamo
forse c'è una partita, ecco. Quando vivi a Roma devi assolutamente seguire il calcio perché la tua vita può cambiare in peggio drasticamente se qualcuno si esercita in questo nobile sport. Vi lascio alla vostra serata.